smartphone di centinaia di bresciani, richieste di codici e WhatsApp bloccato per almeno 7 giorni. E tra i colpiti ci sono anche dei volti noti. Vediamo. Un messaggio sul cellulare ricevuto da un amico, la richiesta di un codice e l'attivazione di un virus che blocca WhatsApp. È il malware che negli ultimi giorni si è diffuso sui telefoni di centinaia di persone a Orzinuovi e in tutto il Bresciano. Tutto comincia dalla mattina di Natale, quando tanti ricevono un messaggio con scritto ciao da un contatto della rubrica. Rispondendo al saluto, gli ignari utenti si sono visti recapitare un nuovo messaggio con scritto per sbaglio ti ho inviato un codice, potresti rimandarmelo, ricevendo nel frattempo un codice a 6 cifre via SMS. Non appena il numero viene inoltrato al contatto, il proprio profilo WhatsApp viene bloccato. L'inserimento di quel codice consente infatti agli hacker di entrare nella chat e di manomettere l'account. Il virus si sta diffondendo a macchia d'olio ed è arrivato a colpire anche i telefoni dell'attore Riccardo Festa e del sindaco di Orzinuovi Gianpietro Maffoni, mentre tante vittime stanno bloccando le proprie carte di credito. Proprio il senatore di Fratelli d'Italia ha sporto denuncia ai carabinieri e ha avvertito i suoi colleghi parlamentari a stare in guardia se dovessero ricevere strani messaggi. Io sono anche politicamente esposto, quindi è una denuncia molto ignota perché pirateria informatica. Io ho avvisato subito le nostre chat che abbiamo di non rispondere naturalmente se arrivava un messaggio mio, perché in questo momento il mio WhatsApp era in mano a persone che non conosco, ignoti, quindi potevano causare o creare altri danni. Chi è stato colpito dal virus dovrà aspettare almeno 7 giorni prima di poter tornare ad utilizzare la chat più diffusa sugli smartphone. Intanto l'avvertimento è di non rispondere a messaggi anomali.